Restiamo a Bologna perché il ministro delle politiche agricole è stato in città per confrontarsi con i rappresentanti del mondo agroalimentare dell'Emilia-Romagna sui principali temi del settore. Il nostro servizio. I rappresentanti di alcune tra le principali cooperative agricole e agroalimentari della regione Emilia-Romagna hanno incontrato il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nell'ambito di un incontro organizzato da Confcooperative Emilia-Romagna. Sul tavolo i principali temi del settore, sostegno agli agricoltori che subiscono i pesanti effetti dei cambiamenti climatici, interventi su politiche attive del lavoro per favorire il reperimento di manodopera, maggiore sostegno alla finanza di impresa. Per quanto riguarda la transizione ambientale ed ecologica, le imprese chiedono che i costi non ricadano tutti su di loro. Io credo che non si possa parlare di sostenibilità se non guardando alle tre gambe della sostenibilità, che è quella certamente ambientale, che è quella sociale e che è quella economica. Per cui ogni transizione deve essere fatta con i giusti tempi, nei giusti modi, dando il tempo appunto alle imprese di adeguarsi alle nuove esigenze produttive. Io penso che anche da questo punto di vista l'innovazione è la chiave giusta per fare questo passaggio. Abbiamo sempre sostenuto con la misura della transizione 4.0, che ha per la prima volta qui accesso il settore primario, quindi le aziende agricole. Attraverso l'innovazione si può fare sostenibilità, mantenendo ovviamente il valore economico dell'attività produttiva. Infine, contrasto alle iniziative legislative europee che penalizzano le eccellenze DOP-IGP della regione. Che c'è un tentativo troppo forte e evidentemente anche palese di mettere in difficoltà le produzioni, le eccellenze delle produzioni agroalimentari del nostro paese. E questo tentativo lo vediamo in diversi, si esplicita in diversi modi, dal Nutri-Score alla volontà di far diventare una commodities la produzione agroalimentare, cosa che noi non possiamo accettare. Quello che chiediamo al ministro è soprattutto la valorizzazione di queste filiere, in tema sia di qualità sia in tema di tutela.